Daniele Diaco, Presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, buon pomeriggio e grazie per essere intervenuto. È una città in ginocchio? Corrisponde al quadro di quello che lei sta vivendo adesso oppure no? Tanto buon pomeriggio e grazie dell'invito. Beh, dire che è una città in ginocchio forse è forte. È chiaro che è una città in difficoltà perché questi atti criminali, insomma, possiamo anche definirli tali, minano un po' la serenità e anche il lavoro di questa amministrazione, delle persone oneste che cercano di portare un lavoro efficiente per questa capitale. Chiaramente AMA sta lavorando assiduamente ogni giorno all'interno dell'impianto di Rocca Cecere, perché ricordiamo che l'impianto del salario lo scorso dicembre purtroppo ha subito un incendio, anche lì ci sono delle indagini della procura e purtroppo un incendio ha causato degli ingenti danni che chiaramente non rendono più utilizzabile quell'impianto. Noi a Roma avevamo appunto gli impianti principali che trattavano la metà della produzione di rifiuti, uno appunto era il salario e l'altro Rocca Cecere. Perciò un impianto è fuori uso, l'altro ha subito un incendio appunto l'altro giorno, perciò è evidente che sicuramente forse c'è un disegno criminale, insomma, così verrebbe appunto un disegno criminale. Anche la magistratura ha avviato delle indagini appunto per un incendio colposo, perciò con la direzione sembra un po' questa. Ecco, però chiaramente compete appunto alla magistratura questo tipo di lavoro e non a noi. Certo, la magistratura un po'... Sì, Diaco, scusi. Prego. Prosegua. No, dico, rallenta un po' un percorso chiaramente dotare, comunque di dare ai cittadini un servizio sempre più efficiente, sempre più efficace, proprio per mantenere una città pulita e decorosa. Sì. E aggiungiamo a questo anche i cassonetti incendiari, perché ricordiamo che noi sono 2 anni che siamo in carica e praticamente abbiamo subito 295 incendi all'anno di cassonetti rispetto agli 80 degli anni passati. Ma dato che è un tema così stringente, dato che è un tema così forte anche per la vivibilità della città stessa, che è perennemente messa in discussione sul tema soprattutto della pulizia e dello stesso smaltimento dei rifiuti, e dato che sull'impianto di via Salaria, come lei ricordava Diaco, la magistratura in qualche modo ha inasprito, no, l'ipotesi di reato e si è passati da incendio doloso a incendio, da incendio colposo a incendio doloso, ma forse non era il caso, a sua sensibilità, di aumentare quantomeno i controlli nell'unico altro impianto dell'AMA, cioè della municipalizzata romana di Rocca Cecere, dato che le telecamere sembra che non funzionassero da dicembre anche in quel caso? Guardi, innanzitutto ci teniamo a ringraziare editamente il vigilante che ha segnalato appunto l'inizio dell'incendio, appunto sì. il primo focolaio. Ecco, c'è da dire che grazie a questo intenso sopralluogo, chiaramente che avveniva nelle ore notturne, si è potuto poi segnalare ai vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente e hanno appunto spento le fiamme. Ecco, perciò ecco, comunque un presidio c'era, un monitoraggio, un controllo all'interno dell'impianto c'era. E purtroppo è chiaro che insomma non si può controllare ogni singola situazione e azione all'interno dell'impianto. È chiaro che il sistema appunto di vigilanza insomma ha permesso chiaramente di creare diciamo una sorta di coordinamento all'interno dell'impianto tra i vari insomma vigilanti, chiaramente per comunicarlo appunto ai vigili del fuoco. Perciò ecco, questo possiamo dire che ha reso in qualche modo saldo chiaramente il modo anche per poter riutilizzare l'impianto, perché rispetto al salario che diciamo l'incendio ha provocato, come abbiamo detto, dei danni ingenti, e questo hanno purtroppo reso appunto diciamo di fatto di non poter più utilizzare l'impianto del salario. Chiaramente essendo intervenuti tempestivamente, diciamo, ciò ha reso possibile appunto il riutilizzo dell'impianto stesso. Perfetto. Perciò questo per fortuna, ecco, dobbiamo ringraziare l'intervento del vigilante e dei vigili del fuoco. Grazie per essere intervenuto, Diaco. Tra le altre cose sembra che i vigili del fuoco siano intervenuti dopo 7-8 minuti, quindi in maniera pronta.